Hola love, ciabelle, ciabelle, ciao, 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 gnocchi, ciao, gnocchi. Allora, sono di ritorno ora con Filippo, siamo stati in città perché dovevo comprare le scarpe invernali ed ho comprato un po' di cazzatiele, proprio cazzatiele, però sono troppo belle le cazzatiele. E quindi ve le voglio far vedere. Ah, oh, mi prude un dito. Allora, queste me le metto subito perché... Cioè, ci vogliono perché è il mio simbolo prestante, quindi ho aspettato apposta. Avevo sopra c'era i forbici, ora non ci sono più, meno male si è rotto. Allora, orecchie accessorize verdi con la punta. Cioè, scusatemi se queste potevano stare lì. Erano quelle che Aline mi bocciò l'altra volta. Anzi, me lascio pure i capelli sciolti in vostra grazia, che non me le toccherò però tutto il tempo, quindi... Sono un po', vedete, rigati perché tenendo il ciuffo, no, ma non ne posso averli rigati, si sono sciolti, cioè, dai, ma tanto stanno ritti, cioè, oh mio Dio, stanno ritti, guardate. Allora, accessorize, dunque, questo mi fa morire. C'è gli sconti pure lì, quindi le orecchiette tipo da 7,90 euro costavano 4 euro. Poi, c'è... Cioè, vedete questa cosa? O no? Allora, questo comunque è Who di il fake di Jeffree Star. Allora, questo è un borsellino. Cioè, qui c'ha pure le orecchie. Io non lo so se vi rendo l'idea. Ed è la fine del mondo, vabbè. Cosa ve lo dico a fa? Cioè, non potete capire che è bifasico. Cioè, è bifaccia. Oddio! Cioè, non ci si crede! È la cosa più bella che esista sulla faccia della terra. Cioè, io mi chiedo come ho fatto a vivere fino ad oggi senza questo cosino. Se magari trovo l'aggeggino e lo leviamo pure, ok. Colorato tutta la vita. Ok, poi se non mi levo i capelli, ma poi non c'hanno nemmeno la piega, sai tirarla quando c'è la piega, ma... Ok, allora, altro borsellino di cui non potevo fare a meno, questo non sta così male, scusate ma la ciglia stasera non mi si vuole attaccare all'interno, non so perché, il trucco, ora poi dopo vi dico anche con cosa l'ho fatto, anzi ve lo dico subito. Il trucco l'ho fatto con la prima palette di Zoeva in assoluto che io ho, che mi ha regalato Joja, ed è questa. Anzi, ora farò pure la foto del trucchetto. E la palette è questa, e si dovrebbe, della Zoeva si dovrebbe chiamare Entoure, no, Entaupe. È fantastica, cioè è bellissima. Ha dei colori che secondo me sono mortali da quanto sono belli. E ho dato qua quello chiarissimo, questo, no, allora questo e poi questo, insomma questo qui, questi. E poi ci ho spiattellato questo che luccicava in una maniera pazzesca. E poi cos'altro? Ah, e le ciglia finte di Kiss Product, non so se vi ricordate che tempo fa vi ho detto che mi era arrivato un pacco e non mi ricordavo e non sapevo di chi era, ed è di Italia Kiss, no, Kiss Product Italia, e naturalmente ve lo lascio nell'info box. E l'illuminante è pupa, quindi queste sono le ciglia finte e sono anche molto 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 belle. Ok, poi allora queste, c'è un casino qui sopra che mezzo basterebbe. Vi faccio vedere perché non abbiamo finito con i borsellini. Cioè, voi speravate di cavarvela con un borsellino soltanto? Oh, burlone! Allora, naturalmente qui dentro ci metterò tipo assorbenti, coltello da bisturi, coltello da taglio. Poi, questa mitica bellezza qua è un... Anche questo ho pagato 2 euro e qualcosa perché costava 6,90 pure questo, anche questo ho scontato 2 euro, 2 euro e qualcosa. E
E anche questo è per gli spiccettini, perché come sapete io ho... Stasera facciamo un video molto molto serio. Come sapete io ho già l'altro degli spiccettini sempre di Accessorize. Allora, ho preso pure... Ah, lo sapete che ci metto qui dentro? Creme mani, assorbenti, burro cacao, che questa è di Tiger, fantastica. Tutte le volte, non c'entra, tutte le volte faccio fatica a ritrovare la roba lì dentro, questa robetta qui, no? Perché è sparsa a giro, vedete, c'ho l'EOS, maremma puttana diavola, e è carinissimo però anche per le sigarette, però io ho l'altro per le sigarette, che per adesso va benissimo, sempre preso da Accessorize. Dai, gattino brilluccioso dorato, io ora non ve lo fa vedere, ve l'ho fatto vedere mille volte. E poi, aspettate, ok, specchietto, cioè ora ce la tiro, voglia se ce la tiro. Specchietto, e questo me lo regalò una Shein un botto di tempo fa, mi ci vorrebbe uno specchietto un po' più decente. E di nuovo un altro burro cacao, ok? Tutto ciò. Dimmi che mi si è rotto l'unghia. No. Tutto ciò racchiuso qui dentro, ok? Chissà mai to be fine. Ok. E per gli spicci, come sapete, ho sempre questo qua. Cioè, scusami, cos'è non è? Sempre preso da Accessorize. E ci mettiamo questo ogni tanto quando sa voglia, anche se questo è troppo più bellino, però. Poi, altro sempre da 2 euro, cioè scusate, guardate questo. Stasera è la serata di sempre 6,90, sempre pagavo 2,40. Questa stasera è la serata dei borsellini e questo è perfetto, splendido per le sigarette, cosa che non c'entreranno mai qui dentro le sigarette. Eccole, vediamo un po'. Per carità, no, queste non c'entrano. Peccato, peccato. Niente, spiccetti pure qua. Cioè, devo essere praticamente la regina degli spiccetti perché... Filippo se la ride, eh. Però, cioè, scusate, guardate cosa non è. Ok. Poi, la cosa più figa è questa. Questo costava una balla. Questo costava 6 euro e qualcosa pure questo. Anche questo però l'ho pagato 4. Cioè, per chi va a ballare, gli ho già detto tutto. Sa già tutto. Cioè, scusate e cioè, scusate. Non so se lo vedete, di piume. Chi va a ballare... Fighissimo, bellissimo, mi piace un sacco. Ok, veniamo alle cose serie. Allora, questo l'ho preso da Tezenis, ma fa cagare il salino. Vabbè, dovrebbe essere uno di quei corpettini così. Allora, sono stata. Allora, il top del top per me è profondo. Da Kiko. Allora, mi sono presa per 1,95 euro questa, che è una maschera per gli occhi. Io mi metto lì, super rilassatissima, così. Poi, invece, ho preso questa. Ho perso la roba, praticamente. Allora, io questo rossetto come cacchio si dice? L'avevo già messo sott'occhio da diverso tempo. Questo rossetto fa panico. Però, boh, insomma, fra una cosa e un'altra non l'ho mai preso. Praticamente io ho, fra quelli che mi avete regalato voi e quelli che ho comprato io, cioè li ho quasi tutti sti rossetti e sono davvero belli. C'ho soltanto uno che mi è stato regalato da una ragazza, di quelli lustre, a quell'altro ce l'ho quasi tutti. Allora, questo è lo 08. Ed è fabuloso. Allora, se vi ricordate bene, io avevo lo 05, cioè il viola, quello che mi si è rotto, del quale non bestemmio perché non posso bestemmiare in diretta. Ecco, che non c'è già più. Perché?
qui non mi torna un discorso. Manca un rossetto, che cosa che non esiste, che mi manchi un rossetto a me. Filippo, mica visto trabattere tu e Stevie? Dai. Metti a posto, così mi strutturo stasera. Sei scortese. Allora, questa cosa mi ha già mandato un palla, vedi? No, non mi posso aver perso, cioè. Eccolo, è questo e questo. Allora, che questi però li possiamo pure togliere, però non li avevo tolti fino adesso perché cercavo di lasciarli per ricordarmi il colore. Allora, il 7, che era questo splendore qui, che ho rotto, fra parentesi, però ora lo tiro fuori solo pochino, pochino, pochino. Ed è questo colore meraviglioso, fantastico, magorico! La cosa più bella che si sia mai vista sulla faccia della terra. E ora mi sto a perdere quale ho preso oggi, ok. E l'8 non è altro che un nude. Io non so se vi ricordavate di questo, l'avevo un po' boccicchiato perché. Guardate belli questi due. L'avevo bocciato perché purtroppo per 10 euro la durata era un po' così e cosà, nel senso. Allora, naturalmente è un rossetto matte, quindi non è che ci si può aspettare da un rossetto matte la durata di un. A parte ormai me ne sto anche troppo bene. Cioè. Ho riguardato qualche video vecchio che veramente avevo il rossetto che mi andava dappertutto. Tipo i rossetti tutti sparsi per la bocca, orribili, veramente inguardabili. Poi mi facevo le ciglia di merda, proprio fatte male. Cioè, e voi mi dicevate pure che io mi truccavo bene? Cioè, ma avevate un cazzo di come cazzo si chiama per vedermi meglio? Cioè, non lo so. Io mi sono rivista, cioè, mi è venuto i capelli ritti per dire, ma io andavo girosì. Comunque, invece ora con sti lip riesco a darli precisissimi, mi rimangono sì, precisi, sì, precisissimi, mi rimangono altrettanto precisi. Devo dire che negli anni mi sono davvero, davvero, davvero migliorata tantissimo nel truccarmi. Chiudo. L'unica cosa che facevo meglio prima erano le sopracciglia, ma prima, prima, prima. Poi, quando andavo al lavoro, destra e a manca, mi truccavo con la matita e facevano cacare. Comunque, quindi la durata per 10 euro, insomma, perché comunque io, abituata come sono alle tinte labbra, faccio fatica perché il rossetto mi dura sempre un po' meno. Comunque, siccome l'ho trovata a sconto, perché da 10,95 stasera l'ho pagato 7,95 euro, ho detto. Ah, fermi tutti qua. Non lo posso assolutamente lasciare io. Quindi ve lo faccio vedere. Allora, il colore è questo. Ed è un nude. Fasma. Oi, oi, questa donna. È la mia nonna. Fantasmagoria, un colore bellissimo. Ve lo faccio vedere. Cioè, guardate cosa non è. Oh mio Dio. Ma che cos'hanno questi rossetti di così bello? Questi rossetti, cioè, sono stra bellissimi perché sono stra corposi, stra intensi, hanno un colore stra intenso, tipo appunto tinta labbra. È uno di quei, sono di quei rossetti che se voi ve lo date preciso, o comunque se proprio non riuscite a darlo preciso, ma ci spiattellate la matita, ragazzi, sono perfetti, cioè, guardate. Sono belli, corposi. Davvero che devo dire che a me mi hanno colpito, nel senso, io l'ho bocciato perché la durata era quella che era. Però è sempre un rossetto e non è una tinta labbra. Quindi c'è, cioè, anch'io non è che posso aspettarmi miracoli. E poi lo sapete, io so, c'ho una. Anch'io sono una ciofeca, non è che so tenere i rossetti, tutto sto granché. Quindi vabbò! E qui ci siamo. Poi. Ok, basta. Della chicco basta. Fermi tutti. Allora, oggi il mio Alessandro Orati, a cui mando
un bacio gigantesco. E poi guardate, fanno anche poco fallout. Fallout. Ma hanno detto che smooth vuol dire levigare e non opacizzare, come credevo io, smooth. E mi ha detto Agami Soshide, perché lui è romano, Agami Soshide delle tinte labbra che fanno paura. Che cazzo ho detto? Tinte labbra. Oddio, signore, aiutami. Allora, non tinte labbra, illuminanti. Allora io cosa ho fatto? Ho visto bene di trotterellare verso la Waihon ed andare insieme al mio cugino, che oggi l'ho portato con me, pur disgraziato, vero, mi avrebbe ammazzato, quindi ora capisco Alin quando dice... Certo, è rimasto fuori, quello è chiaro, però capisco Alin quando mi dice che lo porto a giro e che sto 3 ore a cazzamenare in questi posti, vabbè. E praticamente sono andata a corsa a vedere questi nuovi illuminanti, perché vi capite, no? Ho uscito un illuminante e Camilla può non guardarlo? Allora, come sapete, io alla Wicon faccio davvero fatica ad entrarci, perché a me queste ragazze mi levano di sentimento. Le odio. Cioè, odio che te se piazzano qua sulla spalla, tipo scimmia sulla spalla, no? Tipo halo. Mammina, cioè, te se piazza lì e te se muovono più. Ah, ragazzi, io ho provato a dirglielo diverse volte, ma... E quindi uno smolla e poi alla fine ci vai sempre meno, perché poi alla fine c'è, se no fai un omicidio. E insomma, io gliel'ho già detto un paio di volte, mi sembra anche di averglielo detto in maniera molto cortese, cercando di svincolare la cosa e cercando di dire: guarda, io ho un canale YouTube, no? E quando parlo della Hawaii con queste ragazze, mi dicono tutte che non gli piace l'approccio che avete, no? Niente, oltre ad avergli detto così, io entro e queste poi mi si spiattellano sulla spalla tutto il tempo. E poi veramente alla fine mi verrebbe da dirgli: guarda, questo qui, guarda, lo so già da me cosa c'è, prima che tu me lo faccia vedere. Cioè, alla fine te le levano di bocca, no? Comunque. E detto ciò, me so persa, perché dico troppe. Ah, sì. Ma ha detto di questi illuminanti, che vuol vedere gli illuminanti? Sono troppo belli. Allora, lui mi ha detto che non reggano una sega, quindi ve lo dico già da ora, che mi è stato detto che la durata lascia un po' a desidere. Però è troppo bello. Cioè, è più bello del colore vero, praticamente. Sì. Detto da chi ha il colore vero, eh? Sapete perché non fa più il gesto in consulto? Io il gesto in consulto lo facevo con... ho tirato un bambino grosso così. Lo facevo con i rossetti, perché se lo faccio con le tinte labbra e faccio il gesto in consulto, mi rimane intorno al dito una chiazza nera che sembra che abbia infilato il dito dove non ci batte il sole. E quindi poi vai a giro così e sembri. Allora, torniamo a noi. Eccolo qua. Allora, anche qui se ne vuole parlare del prezzo, non costa nemmeno troppo. Allora, a parte volevo prendere la palette di quelle vuote, calamitate, perché ho da mettere una terra di Kat Von D e una della Mulac che mi ha regalato la mia Gioja. No, o Gioja o Silvana, sto per fare una gaffe. A ragazzin ve la prendete, lo sapete, io con nome ce l'ho a scarico proprio. E quindi per mettere quelle lì, però c'era soltanto la palettona, quella enorme. Va bene, 6,90 non era nemmeno tanto. Però cioè, mi rompeva il cazzo, la paletta grande mi rompe il cazzo. E quindi ho preferito, arrivo, preferivo mettere quella piccolina, di modo che ci mettevo tutto. Allora, siccome devo andare a cuocere i cavolettini di Bruxelles, vi faccio vedere questo e me ne vado a corsa. Allora, sono 4 colorazioni. Il color ghiaccio, color oro, color rosato e color pescato. Però, ecco. Sono comunque però delle colorazioni che non sono
Va bene, poi mi direte, gli illuminanti non è che sono tatà, non è vero, quelli sono un po' monocromatici e cangianti, cioè fanno panico ragazzi, sono veramente belli, c'è poco da dire. Allora, il pack è questo, quindi vecchia confezione, sapete perché la amo? Perché sembra quella della MAC, ho una cosa della MAC proprio qua, della vecchia MAC, perché questo è quello della nuova MAC, comunque eccolo qua, della MAC. Questa è una terra N35 che a parte è tutta rotta, vabbè, è una cipria, eccola qua, una e due identica, quindi la adoro, diciamo, e a parte la potrei tenere qui fuori per vedere perché l'altra cipria è finita, comunque così ve lo faccio vedere. Io ho preso il Compact Highlighter 01, ho preso, quindi quale avrò preso secondo voi? L'argentato, quello che è luce pura. Lei mi ha detto che mi stava bene il rosa sulla mia carnagione, però cioè mi capisci, questo sbabà è un'ammazzata di colore sullo zigomo, te può pare quel che si vede di più e quel che piglio io. Allora, il colore è questo, al di sotto c'ha, mammina, quanto ci è mancato. Allora, di sotto non c'è niente, quindi per non rischiare di sfasciare tutto, evitiamo. Allora, il colore è questo, ve lo faccio vedere subito e vado a cuocere i cavoletti di Bruxelles. Guardate. Scusa! Illuminante come non ci fosse un domani. Dai, cioè, ma lo vedete cos'è o no? Panico, panico! Vai! Addirittura quelli della collezione della Marmalade, costavano 14 euro, io non l'ho presi solo per quello e questo perché costava un po' meno. Cioè, lo vedete cosa non è oppure no? No, cioè, ve lo devo far vedere. Ok, vado a fare i cavoletti di Bruxelles, vi farò comunque sapere la durata, oio se mi casco, Dio, perché ho le mani osate, capito? Io ringrazio il mio Alessandruccio, vi mando un baciuzzo, fate i bravi, spippeggiate po', vi lovo, vi farò sapere come sono i cavoletti di Bruxelles, ciao! Allora, naturalmente, tutto ciò doveva essere fatto per far vedere la cosa più importante, cioè le scarpe. E io me ne sono completamente dimenticata, perché naturalmente vado a far vedere le cazzate, perché, cioè, le cazzate sono le cazzate bucciose. Sono andata a cuocere due cavoletti di Bruxelles, non pensiate che io so fare da mangiare, cioè, perché come va avvelenate oppure morite di fame. Però sti cavoletti di Bruxelles, non le so fare. L'ho presi e ce le mangiamo, le mangerà Camilla, perché tutti inculeranno Camilla per i cavoletti di Bruxelles, però vabbè. Allora, porca troia, mi ero fatta un bel codo. Allora, siccome le mie scarpe dell'Adidas, quelle bianche, non, tante di voi non se ne ricorderanno, ma forse qualcuna sì, sono no vecchie, vecchissimissime, e quindi cominciavano ad essere rotte, e allora mi serviva le scarpe nuove. Allora, agli sconti. Allora, naturalmente ho preso un libro che ve lo faccio vedere. Va a vedere. Ma che Pippo, l'avevo messo qui dentro il libro. Non c'è più. Eh? L'ho messo in borsa. Eh? L'ho messo no, non c'è in borsa. Vabbè, muro di casse. Spero che sia là sul letto perché sennò poi batto il capo nel muro. Comunque, le scarpe sono queste. C'era un 38, però erano già finite naturalmente perché gli sconti la gente se li è mangiati. Quando l'avevo visto io, cioè erano, però ho preso un 40 perché ci ho messo dentro le solette quelle al gel. Perché comunque costano 80 euro, non ce le volevo spendere 120 euro, anche se c'era le Jordan da uomo. Mamma mia. Allora, le scarpe sono queste. Che ve sto a di? C'è una che portava le Globe, io ora porto queste scarpe qui. Perché le Globe con i pantaloni che porto adesso stretti stretti non ci stanno troppo bene. E quindi mi sono adattata a queste, anche se le Jordan, devo dire che cazzarola. Però 120 euro me la regate la mia mamma e io come al solito volevo fare la persona, non la volevo far spendere troppo. Però so belline queste, poi però so stra-invernali, perché vi faccio vedere, c'hanno la peluria dentro, il peletto. E queste stanno 0 a 100, ok? Queste sono le scarpe.
non sono brutte, dai. Anche perché so, cioè, sono identiche a quelle che c'avevo prima. Soltanto cambia che sono nuove e quindi si devono sformare. Cambia solo quello. E poi a 9 pampanozzi e 90. E la mia mamma mi fa, ma ne potevi comprare due paia? Allora, è giusto. A sto prezzo mi fa. Ho preso questi. Allora, questi sono dei pantalozzi della Tutozza. Allora, guardate che figazza. Dunque, qui c'hanno sta scritta, che plastica, la adoro. Poi c'hanno, qui basta, c'hanno un'altra scritta di ricà e una di ricà giù. E dietro nella tasca sono fatti a così e a così. Allora, questa è una S, ok? 9,90 euro. E praticamente mi sta enorme. Cioè, è una S, è enorme. Io gli ho fatta tipo, ma mi starà una M? E lei mi ha guardato e mi ha detto, ma cioè, sei secchissima, guardali un po'. Me le sono provate dietro alle chiappe e stanno giusti, insomma, con il cavallo non troppo su, perché ora larghi come le portavo quando andavo alle feste, no, cioè nel senso non mi posso comprare tre taglie sopra solo perché mi fanno figo. Però giustamente i pantaloni della tuta devono essere sempre comunque pantaloni della tuta, cioè non devono stare stretti. Allora, i minuti stanno a finire, comunque non ho altro da far vedere, io non ce l'ho fatta, io e i miei orecchiozzi vi salutiamo, vi mando un bacio, fate brave, ciao.